Gloria a Dio. Aleluya. Buongiorno e buon inizio di settimana. Volevo leggere questo messaggio dove dice: quando pensi di non farcela, Dio ti dà le forze per poter continuare. Ora, quando in questo mondo ci sono stati per loro, anche per me, dei momenti critici, dei momenti brutti, dei momenti che pensiamo di essere all'estremità delle forze e di non farcele più. Ma Dio ti dice quest'oggi è un avviso per te, per me e per tutti in questo mondo corrotto. Ti sta avvisando con questo messaggio, dicendo: quando pensi di non farcela, Dio ti dà le forze per poter continuare. Questo messaggio Dio lo sta mettendo in questo video per te. Ma questo messaggio è valido per quelle persone che, ascoltando, vedendo, mettono in pratica l'aiuto di Dio nel come? Nel prostrarsi davanti al suo figliolo Gesù Cristo chiedendo aiuto. Solo così. Non c'è niente di diverso, di strano e difficoltoso, anzi è semplicissimo. Prostrare la faccia a terra in ginocchio e lodando Gesù Cristo è una cosa la più semplice che esiste al mondo. Vuoi tuo aiuto? Prostrati davanti a Dio attraverso Gesù e sarai aiutato, aiutata, e sarai messo nella vita cristiana, nella sua famiglia. Adesso, tra parentesi, continuiamo il nostro cammino di stamattina della preghiera e del messaggio. Io ho messo questo messaggio nel mio profilo, chiunque può cliccarci. In questa link ci sono tutti i miei video, i miei link che potete tranquillamente visitare. Migliaia e migliaia di siti e link e video che possono donarvi ciò che in questo momento il vostro cuore, la vostra anima desidera. Bene. Mettiamo le foto. Inizio settimana. Dio volendo
Possiamo dedicarci a tutti con amore, rispetto e comprensione. Pregando gli uni per gli altri. Amen. A presto. Dio ci ha benedetti tutti. Alleluia. Amen. Gloria a te, Signore. Santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e della terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto del cielo. Benedici, Padre, ancora ogni cosa che faremo in questi giorni, e tu ci darai questa grazia di stare più vicino a te. Gloria a te, Signore. Amen. Bene, mio caro, nella grazia, chi è nella possibilità può pregare insieme a me. A Dio sia l'onore della gloria, in Cristo Gesù. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, a te veniamo stamattina con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, e vogliamo mettere tutto ai piedi del tuo Figlio Gesù Cristo, come un pacchetto di profumo soave a te gradito, sicuri che tu ci benedirai. Siamo coscienti, Padre, che la tua benedizione ci arriverà presto. Alleluia. E stamattina, Padre, io insieme con tutti quelli che stanno seguendo, sia con il video che sia con le scritture e con la tua parola, siamo qui alla tua presenza, Signore, tutti riuniti per adorarti e glorificarti, per rendere gloria a te. Tu che sei santo, tre volte santo. Grazie, Padre, che tu accetti il nostro pensiero, la nostra preghiera, che per te sia come un profumo di odore soave a te gradito. E dato che siamo qui, Padre, alla tua presenza, vogliamo dirti di benedici, non soltanto a noi, ma anche ai nostri cari, nella grazia, ai nostri familiari,
benedici ancora le nostre famiglie, Signore. Sì, Signore, una per una. Le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, i nostri generi, i nostri amori, ancora i nostri nipoti, i nostri fratelli, sorelle, amici, conoscenti e anche nemici, fino alla millesima generazione. Questo ti chiediamo, Padre, ti chiediamo benedizione per tutti i nostri cari, che possano essere raggiunti, Signore, da questa pioggia di benedizione che tu stai preparando per ognuno di noi e per i nostri cari. Grazie, alleluia. Santo, santo, santo sei, Signore, tre volte santo. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Padre. Ancora, Padre, ti vogliamo chiedere di benedirci con l'abbondanza. Stendi la tua mano, Signore, e benedici tutti i popoli, tutti, nessuno escluso, che possiamo ritornare in quell'abbondanza, in quella gioia, in quella serenità, che non ci manchi nulla. Questo ti chiediamo, Padre, ma tutto questo che ti chiediamo non sia da parte nostra come uno sforzo, ma una preghiera, Padre. Sia a te gradita, sia fatta non la nostra volontà, ma la tua. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo. Nel nome del tuo preziosissimo figlio, Gesù Cristo, il benedetto che tu hai benedetto in eterno. Alleluia. Amen. Amen. Mie care nella grazia, benedire tutti quelli che si riuniranno nell'amicizia, nell'amore in Cristo Gesù, come questo giovane Beniamino Daniele Avit, che mi ha scritto stamattina, poco anzi. Signore, benedici ancora gli amici che si accosteranno, con lo stesso riguardo di benedizione eterna. Vi abbraccio come faccio sempre ogni giorno, con tutte le braccia, come se fossimo qui, uno dopo l'altro. E con un grande bacio pubblico, doppio, a tutti. La pace del Signore sia con tutti noi, in eterno. Amen. Vi saluto, a più tardi. Amen.